Ciao a tutti e bentornati sul canale di Safutobu. Eccoci qui con Mud Runner, riprendiamo la nostra partita qui nella mappa Guado, da dove ci siamo fermati. Abbiamo sbloccato quest'altro garage, il secondo, e abbiamo individuato l'ultimo che è in questa parte a nord-ovest della mappa. Riprepariamo come al solito il nostro mezzo con altri punti garage. Perfetto. Ci hanno fatto anche un po' di pieno di carburante, quindi allora dobbiamo semplicemente tornare indietro, percorrere tutta questa strada asfaltata, quindi sarà piuttosto tranquillo come viaggio e poi arrivare al prossimo svincolo. Vediamo se ce la facciamo con una sola manovra. Ok, forse sì. Ottimo. A questo punto su strada possiamo anche usare il cambio automatico e togliere la trazione integrale, tanto non è una priorità. Beh, in questo modo dovrebbe passare un po' di tempo e permetterci di avere poi la luce del giorno per andare a caricare il legname. C'era anche il posto di blocco che abbiamo visto l'ultima volta, però non trasportando legno dovrebbe essere aperto. C'è anche questa cisterna che abbiamo sbloccato l'altra volta, potrebbe tornarci utile per raggiungere qualche mezzo, diciamo, in difficoltà. Per un pelo gli stavo andando addosso. Ancora un pochino, ci siamo quasi. Eccoci qua. Allora, torniamo con il cambio manuale e la trazione integrale. Eccolo qua. Scarica tutto. Molto bene, quindi abbiamo sbloccato anche il trofeo abitante del Guado. Perfetto. Allora, prima di salutarci, prepariamo questo mezzo con, diciamo, per il trasporto del legname. Gli mettiamo già il supporto gru. Eccolo qua. Il carro del legname. No, ci serve il carro con gru perché dobbiamo muovere noi il legname e in più il rimorchio per il legname medio. Direi di sfruttare la tattica dei due camion che trasportano legname medio. Ecco
Benissimo, qui siamo pronti con il mezzo, con la gru e il cassone per il carro, per il legname medio. Fermiamo un attimo il motore. Adesso troviamoci un altro mezzo. Vediamo questo A968 che cos'è. Ah no, è la macchina della nonna, lasciamola stare. Meglio non toccarla. Lì c'è la 469. Ci conviene. Ci conviene a questo punto portarci il C255 con noi. Sì. Dobbiamo soltanto riuscire a portarlo verso la stazione di rifornimento. E sarà poi il compagno di viaggio del C4310. Stiamo andando giusti, più o meno sì. Troppo con il buio si vede davvero poco. No, di qua, dritto. Purtroppo ho preso sotto un albero, non volevo. Proviamo di qua a sinistra. Ok, speriamo di riuscire a passare. Sì. Che potenza questo mezzo. Ottimo. Andiamo a farci il pieno. Ho spaventato a morte qualche civetta. Benissimo. Proviamo ad andare avanti con il cambio automatico per un po'. Mi piace molto lo stile di questo mezzo. Molto vecchio stile. Sembrano i mezzi militari degli anni 60. Allora, facciamo manovra come l'altra volta. Ok, ottimo. Il piano è stato fatto.
Andiamo. Allora, adesso. Ma proviamo una strada alternativa. Seguiamo questa strada fino a qui e poi svoltiamo a sinistra. Spero che il carburante basti per arrivare dall'altro lato, spero di sì, però siamo anche senza carico, non dovrebbe essere un grosso problema. Allora, quello è già il punto di svolta. Ok, tra l'altro, se non sbaglio, questo è già un cassone per il legname medio, però ricontrolliamo tutto al garage. Quindi proviamo questa nuova strada, vediamo un po' come ci troviamo. Come sempre siamo in mezzo alla natura, quindi abbiamo di che gioire. Sì, sembra un percorso piuttosto tranquillo, quindi il viaggio non dovrebbe presentare problemi. Allora, a questo punto mi terrei vicino agli alberi, però, vicino alla linea degli alberi. Questo qui davanti sembra però un tronco caduto, cerchiamo di superarlo di qua. Poi non voglio avere problemi a passarci sopra. Ok, sì, in pratica dovremmo sbucare proprio davanti al corso d'acqua, al fiume da guadare. Accidenti, qua c'è il fango un po' più profondo. Uso un attimo il blocco del differenziale per avere più spinta. Bene, bene.
Perfetto. Anzi, su questo mezzo mi sembra che il consumo non sia tanto più alto, lo usiamo ancora un po'. Ah no, sta salendo, è arrivato anche a 20 litri al minuto. Ehi, non ci affossiamo, eh. Dai che ci siamo quasi. Sento già scorrere l'acqua. Ok, basta così con il blocco del differenziale. In pratica ci siamo evitati tutta la parte, diciamo, che costeggiava il fiume. Siamo già spuntati davanti al punto ideale per guadare appunto il fiume. Allora, arrivati qui, rimetterei però il blocco del differenziale per superare il fiume. Perfetto. Vai, festeggiamo. Adesso come prima costeggiamo qui a destra l'isolotto. C'è qualche roccia, però non voglio andare troppo a sinistra. C'è sempre il rischio di finire in una parte con dell'acqua alta. Ottimo, adesso andiamo qui dritto verso l'altro isolotto. A tutta forza. Bene. E dobbiamo soltanto guardare quest'ultimo punto che non è così difficile. Ci siamo quasi. Benissimo. Adesso semplicemente ritorniamo su strada e andiamo verso il garage.
Ottimo. Senza paura. E siamo arrivati. Là, che manovra precisa. Allora, siamo su strada, quindi possiamo andare avanti anche con il cambio automatico senza la trazione integrale. Farei una capatina veloce al distributore. Magari ce lo segniamo solo sulla mappa, ancora poi mi dimentico, ma è qua. Meglio rallentare un attimo, non voglio sfondare il posto di blocco. Grazie. Ah, che bella giornata. Ideale per prepararsi per raccogliere della legna. Siamo arrivati. Ci facciamo un bel pieno. Anzi, facciamo già manovra per tornare indietro. Tanto adesso che non abbiamo il legname è più facile girarsi. C'è il benzinaio che ci ha aggiunto 2 litri alla volta. Benissimo. Possiamo anche spegnere i fari, tanto adesso è giorno. Prossima svolta qui dove c'è il garage. Tutta forza. Sì, chiedo scusa al rapace. Eccoci qua. Passiamo un attimo dal garage, ripariamo quello che c'è da riparare. Ah, che fatica.
E ci mettiamo già pronti per farci il giro con la carovana. Riparato tutto, diamo un'occhiata a che cosa abbiamo installato. Carro del legname medio e dietro. Legname medio, perfetto, quindi va benissimo così. Allora, diamo un'occhiata alla mappa. Adesso siamo pronti per andare a raccogliere il legname. Ci sono vari chioschi, 1, 2, 3, addirittura vicinissimi. E la segheria che è qua. Comunque troveremo un modo per arrivare lì in maniera sensata. Va bene, ragazzi. Allora, io mi fermo qui con questo video. Spero che vi sia piaciuto. E ci vediamo con il prossimo sul canale di Safutobu. Ciao a tutti!